Adesso è scemo. È un'ora che cerco di dirtelo, devi venire a vivere qui e fingere di essere il mio uomo, non abbiamo altra soluzione. Eppure la botta in testa l'ho presa io, ma come è? Lui vuole avere la certezza che io stia con un uomo, che lo ami e che me lo sposi, perché detesta l'idea che un domani tutti i milioni che ha fatto vadano a finire nelle mani di una donna. Quindi devi venire qui e fingere di essere il mio uomo. Ah. A parte che dopo un minuto se ne accorge. Ma poi, a me ci vedi, a me che... E che significa? Guarda che anch'io dovrò finire. Ma per te è più facile. Sei più portato. Come cammini, tu sei gentile, educato. Hai pure studiato filosofia. Stai già a metà strada. Non sai. I ragazzi in palestra tante volte mi hanno fatto sta domanda. Per forza, te vedono tutto gentile. Apri la porta perfino a Pitella. Ogni volta che arriva la vicepresidente, cara sedia, io corri dietro. Grazie, prego, scusi, tornerò. Per forza, no. Quella è questione solo di buona educazione. Sarà, ricordati, che quando una cosa la dice il popolo, una caccola di verità c'è sta sempre. Gente, adesso quanto su popoli sono diventato anche gay. E che ne vuoi sapere? Magari è una cosa che c'è nel sangue, che è di famiglia, e quando meno te l'aspetti viene fuori. Ma guarda che non è un virus, è una scelta di vita. O vedi che c'ha ragione, te lo stai attento.